Bentornati al The Fisbio Show, puntata settimanale dedicata al numero 3472 di Topolino. Ritorna prepotentemente in copertina Gastone con Amelia. I due saranno i protagonisti di una nuova storia molto particolare che vede anche l'esordio di una coppia di fratelli sceneggiatori, cover realizzata da Andrea Freccero e Andrea Cagol ai colori. Ma in seconda di copertina, attenzione, ecco un nuovo teaser, in questo caso dedicato al ritorno, finalmente, o meglio alla conclusione con la seconda stagione di Foglie Rosse. Un lungo inverno è il titolo proprio della seconda stagione a cura di Claudio Sciarrone, che vedrà la luce dal 22 giugno sulle pagine del settimanale. Ma già nel prossimo numero potremo assistere, o meglio potremo leggere, il riassuntone della prima stagione dell'intermezzo di Foglie Rosse ad opera proprio di Claudio Sciarrone. A quanto pare sarà una cosa un po' particolare, diversa dai soliti prologhi, riassunti vari che vediamo sulle pagine del libretto, ma lo scopriremo poi ovviamente con il numero 3473 della settimana prossima. Editoriale dedicato quasi esclusivamente alla Paper Iliade, che inizierà sul numero della prossima settimana. Roberto Gagno nei testi, Alessandro Perini nei disegni. Una breve intervista, ma interessante, ai due autori la troverete in fondo all'albo, come ormai è di consuetudine, per presentare e anticipare qualcosa della nuova storia che vedrà la luce sulle pagine del settimanale. Godetevi i bozzetti di sketch mozzafiato di Alessandro Perina, di studi di preparazione proprio del disegnatore, che ci fa già pregustare qualcosa di succulento per questa nuova epica storia. Roberto Gagnor, dopo la Topolissea, si getterà, si fionderà come se non ci fosse un domani nel mondo dei paperi. Tempo una settimana e potremo iniziare a leggere anche noi quest'opera disneyana. Ma la vera grande novità di questo numero è la presenza nei credits anche degli inchiostati e dei coloristi delle storie. Una piccola grande vittoria per il sottoscritto, che ha sempre sperato un giorno di poter vedere finalmente nomi e cognomi delle persone che lavorano comunque allo stesso modo degli autori e dei disegnatori. E quindi giustizia è stata fatta grazie al direttore Alex Bertani, che si è immolato per giusta causa inserendo almeno i nomi nei credits dell'indice. Non sono presenti nelle tavole di apertura delle storie, ma comunque già così è un grandissimo risultato. E potremo finalmente conoscere nomi nuovi, perché fino ad oggi erano oscuri, nascosti, non si sapeva chi ci fosse dietro alle chine o ai colori di determinate storie. Ma negli ultimi tempi ero riuscito in qualche modo a portare qualche nome di dominio pubblico proprio qui nel The Fisbio Show. Questo grazie alla ricerca costante, la comunicazione che avviene su internet permette anche di arrivare a queste persone. E sono contento soprattutto per la categoria degli inchiostratori, perché finalmente nomi e cognomi di queste persone che lavorano da tantissimi anni con determinati autori possono finalmente avere le giuste celebrazioni. E anche i coloristi, anche qua sono molto molto contento, perché il colore sta prendendo sempre più piede qui sulle pagine settimanale, si stanno facendo esperimenti, sta cercando di dare della qualità anche dal punto di vista pittoresco, e quindi finalmente anche i coloristi avranno il loro piccolo spazio sulle pagine del Topolino. Ma è giunto il momento di partire con la prima storia, con il primo episodio di Gastone lo sfortunato. Emiliano e Matteo Mammucari al soggetto della sceneggiatura, Stefano Zanchi ai disegni, alla supervisione al colore e alle chine, e il colore di Emanuele Virzi. Voglio fare subito un piccolo chiarimento per quanto riguarda la colorazione. Questo perché il buon Stefano Zanchi sul suo profilo ufficiale di Facebook ha voluto un attimo specificare come è stata strutturata tutta la colorazione della storia. Stefano ha avuto l'opportunità, la possibilità di colorare quasi tutta l'intera storia, con il contributo anche di Emanuele Virzi. Ma giustamente come colorista è stato accreditato Emanuele Virzi. Questo perché Stefano Zanchi era già accreditato come disegnatore. Ma il fatto di essere supervisore al colore fa capire anche che la mano del disegnatore, fa capire che oltre ai disegni il disegnatore stesso si è occupato della colorazione. E potete ammirare diverse prove sul suo profilo Facebook, ve lo consiglio, una media impressionante.
Perché questo l'aggettivo che userò per descrivere la fattucchiera, la strega che ammalia, nata proprio dal tratto di Stefano Zanchi. Qui ne vediamo una sua personalizzazione che apprezzo tantissimo. Stefano, già nella solitudine del quadrifoglio, ha dimostrato con i personaggi femminili di saperci fare alla grande, di renderli molto, molto reali. Riesce a rendere Amelia molto affascinante, ma allo stesso tempo perfida. Perché questo è l'obiettivo dei fratelli Mammucari, che hanno deciso di togliere la fortuna a Gastone e trasferirla tutta ad Amelia. Non dirò tantissimo di questo primo episodio perché giustamente bisogna attendere l'evoluzione della storia, ma ci ritroveremo Gastone privo della dea bendata che sarà obbligato in qualche modo ad allearsi con suo cugino Paperino, quindi una coppia di sfortunati alla ricerca della fortuna di Gastone. E ci ritroveremo un'Amelia fortunata, praticamente prenderà il posto di Gastone, sarà lei la preferita della dea bendata, questo grazie ad un nuovo amuleto che è riuscita a forgiare nel cratere del Vesuvio. L'idea potrebbe sembrare banalotta, però fino ad oggi nessuno aveva mai pensato a una cosa del genere. Amelia vorrebbe arricchirsi, vorrebbe diventare la strega più potente e ricca al mondo, fondendo il decino di Zio Paperone al numero uno proprio nella lava del Vesuvio. Ma si è accorta, forse ingenuamente, che poteva ottenere tutto ciò anche con la fortuna, diventare ricca e potente con un colpo di fortuna. E quindi qui nasce la storia, l'idea dei fratelli Mammucari, e vedremo come andrà a finire, perché c'è curiosità da parte mia, sia per quanto riguarda l'intreccio che si è creato in questa storia, ma anche per continuare a godere del lavoro stratosferico di Stefano Zanchi su queste pagine. Potrebbe sembrare a volte confusionaria la tavola di Stefano, perché lui osa molto, un po' come Bacci negli Urbani Paperi. Abbiamo visto delle tavole un po' innovative, così Stefano sta facendo in questa storia. Qualcosa avevamo già visto nella Solitudine Quadrifoglio, ma anche nell'ultima avventura di Reginella, se ben ricordate. E devo dire che la cosa non mi disturba affatto, anzi, ben vengano queste sperimentazioni, queste nuove tavole aperte che stiamo vedendo sul settimanale. Ma non dimentichiamoci che questa tipologia di storia poi potrebbe finire in volumi più grandi come quelli che stiamo vedendo ultimamente e le tavole troverebbero molto più respiro, le tavole gioverebbero di questa pagina più grande e credo sia uno dei motivi del perché si tende a voler strafare in queste storie. E quindi appuntamento tra 7 giorni per vedere come andrà avanti la questione. Seconda e ultima puntata di Topolino e il ritorno dell'Uomo Falena, Sergio Badino ai testi, Andrea Malgeri ai disegni, Kine di Simone Paoloni e colore di Putra Sa Bin Bin Abdil Jalil. Spero di averlo pronunciato giusto, mi perdonerà se ho commesso qualche errore, ma è quasi uno scioglilingua questo nome, attenzione. Ed eccoci qua alla resa dei conti. Avevo elogiato molto l'operato di Sergio Badino nell'episodio iniziale. Mi aveva creato il giusto hype, ero curioso, ero anche in qualche modo intimorito da questa figura misteriosa che appariva così all'improvviso nel buio, nei cieli bui, spaventando tutti coloro che erano nei paraggi. Questi avvistamenti, questi avvertimenti che poi avevano comunque delle ripercussioni. Il giusto giallo thriller che tanti di noi attendevano da un po' di tempo e le premesse erano più che buone. Ma avevo comunque lasciato il giudizio leggermente in sospeso per poter poi leggere la seconda ed ultima parte della storia. E purtroppo devo dire che sono rimasto molto deluso per come è andata a finire, o meglio, per l'epilogo, per la velocità e diciamo anche un po' la semplicità della risoluzione del caso. Da una storia del genere mi aspettavo qualcosa di un po' più elaborato, complesso e magari non risolvere del tutto questo mistero. Però si è voluta prendere la strada della semplicità ed è un grandissimo peccato secondo me perché si poteva sfruttare proprio questa leggenda dell'Uomo Falena per lasciare un alone di mistero, lasciare una scia di sospetti, di cose irrisolte
che comunque davano un'emozione diversa al lettore, che si sarebbe portato poi appresso nel tempo, così ricca di mistero. E mi dispiace molto perché c'erano le basi, c'era la possibilità di portare qualcosa di più avvincente sulle pagine settimanali, salvo invece l'utilizzo di Massimo Polidoro come VIP, come topolinizzazione. Max Topidoro è stato inserito in un contesto adatto alla sua figura e spero di rivederlo anche prossimamente in nuove avventure del settimanale. Però, diamine, avrei veramente preferito un epilogo diverso, una conclusione un po' più coraggiosa. Io dico sempre coraggiosa perché vorrei che gli autori e le storie settimanali si spingessero a volte un po' oltre ai soliti canoni, ai soliti confini disneyani, senza esagerare, però secondo me si poteva creare veramente un qualcosa di irrisolto, come lo è tuttora la leggenda di Mothman. Se ho voluto poi scegliere una strada diversa, lo accetto comunque a malincuore. Pippo Spot è il nuovo nome, Roberto Gagno dei testi, disegni e chini di Sergio Cabella e colore di Monica Rossi. Ormai è una certezza che il Pippo Spot di Roberto Gagno è leggermente diverso da quello di Alessio Coppola, ma è giusto così perché ogni autore ha le sue caratteristiche, le sue qualità, ha le sue idee, ma ciò non toglie comunque l'anima del buon Pippo addentrato in questo suo nuovo mestiere. Sergio Cabella dà il suo contributo a renderlo sempre al top per quanto riguarda la serie e assistiamo ad un nuovo breve e simpatico episodio del nostro Pippide preferito. L'umore è quello classico di Roberto Gagnor, battute a tutto spiano che però si adattano bene alla figura un po' folle di Pippo. E anche la ricerca di questo nuovo nome che poi porta alla conclusione bizzarra ma che rispecchia benissimo l'identikit del personaggio. Storia che ci porta poi ad un leggero calo della qualità delle storie che vanno a chiudere l'albo. Qui, qua e qua ci serve un liutaio. Storia di Davide Cardi, disegni e chine di Massimo Fecchi, colore di Martina Andonova. Di questa storia mi è rimasto impresso solamente la figura del liutaio, che per mia ignoranza non conoscevo assolutamente, non sapevo che si chiamasse così colui che costruisce le chitarre, utilizzando diverse tipologie di legno, qualità, tutto un mondo per me completamente oscuro. Ed è interessantissimo l'articolo che segue proprio la storia, un'intervista al liutaio più famoso d'Italia, che ha realizzato chitarre per i più importanti e famosi artisti mondiali. Ma la storia, lasciatemelo dire, credo già di averla dimenticata. Purtroppo non c'è nulla che posso salvare. Poco anche i disegni di un Massimo Fecchi che evidentemente non si trovava a suo agio in questo piccolo mondo di qui, qua e qua. C'è una sorta di continuity con la band di qua, questo liutaio simil Beethoven, inguardabile. Una storia che non è di magazzino perché riprende una continuity interna del nuovo ciclo bertagnano, purtroppo lontano anni luce da quello che vorrei vedere sulle pagine di Topolino. Stessa cosa per Paperino al Torneo del Re. Ritorna il nuovo ciclo Paperingio ad opera di Carlo Panaro con i disegni di Marco Palazzi. Chine sempre di Marco Palazzi e colore di Chiara Bonacini. Sarò breve, mi spiace per il buon Carlo Panaro, di cui ho una stima infinita. Ma questo ciclo non sa da fare, non andava nemmeno, secondo me, ripreso. Bisognava lasciare lì com'era tutto ciò che era stato fatto da Candy e Bottaro, senza più cercare di riportarlo in auge dopo così tanti anni e in un certo senso storpiarlo. Come già dissi all'epoca del primo episodio del nuovo ciclo Paperingio, purtroppo non c'è nulla che rimandi a quello che è
abbiamo letto nel passato, una riproposizione, una prosecuzione moderna che proprio si discosta totalmente dall'universo di Candy e Bottaro. Giusto a livello grafico, Marco Palazzi cerca in qualche modo di restare fedele ai disegni di Bottaro, ma anche lì è un'impresa ardua, molto complicata, e assistiamo a qualcosa di veramente indimenticabile, negativamente parlando purtroppo. Anche la scelta di utilizzare determinati personaggi, inserirli così prepotentemente nella trama, nella continuity che si sta creando con il nuovo ciclo, sinceramente mi hanno fatto storcere più e più volte il naso. Per non parlare poi di alcuni flashback che riportano al passato. Non mi risulta che nel Medioevo, Carolingio e Poperingio c'erano già dei vascelli galeoni con il Jolly Roger issato. Questa sinceramente è un po' un'incongruenza narrativa a livello proprio temporale. Anche solo l'abbigliamento dei pirati stessi non è consono, non è idoneo al contesto temporale di quello che stiamo vedendo. Ma qui è perché vogliamo andare a proprio trovare l'ago nel pagliaio. Però se c'è da commentare bisogna anche analizzare tutto ciò. Resto dispiaciuto perché so quanto Carlo Panaro ci teneva ad onorare proprio il buon Luciano Bottaro e Carlo Candy, portando il massimo rispetto possibile per quello che fu tutto il ciclo di Paperino il Paladino. Però era meglio lasciare tutto così com'era senza metter più mano a questa bellissima serie. Per farci dimenticare un po' l'amarezza di queste ultime storie, io vi consiglio di leggervi il ciak finale di Enrico Faccini. Vi riporterà il buon umore e vi farà ridere di sano gusto come sa fare solo lui. Ebbene, siamo giunti alla fine anche di questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Sono curioso di sapere le vostre impressioni su buona parte delle storie, quelle più importanti, su cui c'erano tante aspettative da parte nostra. La mia l'ho detta, ma sarò pronto a confrontarmi con tutti voi. Per chi è a Torino per il Torino Comics, oggi sarò presente proprio in fiera a girovagare tra gli stand, a far due chiacchiere con gli autori, i disegnatori e seguire diversi eventi in programma con autori Disney, tra cui Giorgio Cavazzano, Marco Gervasio, Luca Usai, Corrado Mastantuono, ci sarà Emanuele Baccinelli, Mattia Surroz, Simona Capovilla, Maurizio Amendola, Valerio Ed. Spero di non aver dimenticato nessuno, ma dovrebbero essere tutti questi. Anzi, attenzione, attenzione anche Silvia Zì, che la dolce Silvia, che sarà anche lei presente in fiera. E poi uno dei tanti VIP come Leo Ortolani. E per chi ci sarà, io vi annuncio che alle ore 13 sabato, cioè oggi, se il video esce correttamente come dovrebbe, ci sarà una commemorazione al buon Luca Boschi e al buon Francesco Gerbaldo con Gianfranco Goria e sottoscritto in rappresentanza del Paper Sera e del The Fisbio Show. Questo perché Gerbaldone meritava la presenza di qualcuno che lo conoscesse abbastanza bene e visto che sono di Torino mi hanno contattato e io ho accettato volentieri questa cosa che mi fa tantissimo onore e spero di essere adatto per l'occasione. Finalmente dopo 2 anni di clausura tornerò ad una fiera del fumetto. Non vedo l'ora di incontrare più gente possibile. Io vi saluto, vi do appuntamento la prossima settimana con un nuovo video. Ciao e buon Torino Comics a tutti.